Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi finalmente vi mostro tutti i nuovi libri che mi sono arrivati e posso dire che era da un po' che non facevo un book haul così sostanzioso e la situazione mi è leggermente sfuggita di mano. Diciamo che ho un po' esagerato anche perché avevo diversi buoni da spendere anche per via del mio compleanno che è stato recentemente e quindi io mi sono data alla pazza gioia e oltre ad aver accettato un sacco di libri da parte delle case editrici perché mi sono arrivate molte più proposte del solito e soprattutto proposte molto più allettanti del solito, per cui io non sono riuscita a dire di no a tanti libri, ma poi ho anche insomma usufruito dei buoni che avevo per il mio compleanno e ho fatto un po' di pazzie. Ho comprato tanti libri brevi soprattutto perché prossimamente avevo in mente di fare la challenge 7 libri in 7 giorni versione estiva, avendo davanti a me diverse settimane in cui fondamentalmente ho molto tempo libero e quindi ho approfittato appunto di questi buoni per recuperare alcuni libri. Ora io ve li mostro, non so nemmeno io con che ordine perché un ordine non c'è, e fatemi sapere anche voi se avete già questi libri, li avete addocchiati, sono quasi tutti libri abbastanza nuovi e recenti e se avete anche voi comprato qualcosina nell'ultimo periodo. Prima di partire con i libri veri e propri volevo parlarvi di un'iniziativa per cui potete avere una shopper e un libro interamente dedicato ad un autore per i prossimi mesi. Questa iniziativa si chiama Principi Attivi ed è di IBS Feltrinelli e Fondazione Feltrinelli, che hanno deciso di dare voce a dei personaggi del passato tramite delle shopper molto belle, che tra l'altro sono state realizzate da degli studenti del liceo artistico di, vi dico esattamente anche il luogo, di Pavia. Ogni shopper è ispirata ad un autore e segue un tema specifico. Infatti la prima, che è uscita adesso a giugno e che è possibile acquistare al costo di 4,90 euro con una spesa minima di 25 euro sul sito IBS o sul sito Feltrinelli, oppure al prezzo intero di 14,90 euro insieme al libretto. Infatti ogni shopper ha insieme il diciamo libro in cui viene raccontato quello che è un concetto appunto veicolato dall'autore in questione. In questo caso c'è Hannah Arendt, il concetto è libertà. La shopper dietro anche una bellissima frase, i disegni come vi dicevo sono stati realizzati dagli studenti del liceo artistico di Pavia e nel libro, eccolo qui, c'è all'interno un estratto da un suo libro che si intitola La natura del totalitarismo. Ogni volumetto infatti contiene quello che è un passaggio di taccuini, diari dell'autore, passaggi che come c'è scritto all'interno del libro non sono proposti perché rari, perché introvabili, ma perché sono testi che risultano utili. In tempi complicati, infatti, secondo Feltrinelli, IBS e la Fondazione Feltrinelli, è importante riscoprire certe nozioni. In questo caso, quindi, Principi Attivi parte adesso che è luglio con Hannah Arendt e ogni mese poi ci sarà un diverso autore. Io vi spoilerò gli autori dei prossimi mesi, anche se non ho i libri, ho solo le shopper. E tra l'altro non so neanche dirvi esattamente con che ordine usciranno questi autori. Mi sembra che ad agosto ci sia Pascal, questa è la shopper ed è arancione. Il tema è vero o falso con questa bellissima frase. Poi dovrebbe esserci a settembre Victor Hugo, spero di essere riuscita a mostrarvelo. E il tema è diventare cittadine, poi ovviamente c'è anche la sua frase. E secondo me l'ultimo dovrebbe essere Carlo Cattaneo, perché quando l'ho visto ho pensato che esce ad ottobre perché è il periodo della vendemmia e la borsa è viola. Queste sono le mie associazioni. Questa è la borsa e il tema sono i diritti umani e questa è la frase che c'è. L'idea è appunto quella che uno indossando questa borsa in giro per la città porti con sé dei messaggi importanti. Infatti io da quando ho la mia borsa di Hannah Arendt, e secondo me si può notare perché è un po' più consumata delle altre, avendola utilizzata abbastanza, portandola in giro io porto in con me un messaggio importante e lo faccio sapere a tutti. Bene, ho finito con questa breve televendita, però secondo me è davvero un'iniziativa molto bella e mi piacciono le shopper, mi piacciono i messaggi e mi piace anche che questa volta non ci sia solo il gadget di per sé, quindi la borsa, ma anche il libro. Parto ora con i libri nuovi. Vado avanti a casissimo in base a come la pila è disposta e al massimo se
è un regalo da parte di una casa editrice, io lo faccio presente. Allora, i margini del dettato di Elena Ferrante. Come sapete, sto cercando di recuperare tutto ciò che questa autrice ha scritto, ho rimandato l'acquisto dei margini del dettato per un po' di tempo, però eccolo qui tra le mie mani. Anche perché, nonostante questo libro sia stato integralmente letto, ed è tra l'altro disponibile anche qua su YouTube, ho sentito dire proprio da Elena Zodiaco che è uno di quei testi che è meglio avere davanti agli occhi quando lo si legge, perché ascoltato perde un po'. Però vi voglio avvisare che se siete interessati al contenuto di questo libro lo trovate anche online disponibile. I margini del dettato parla proprio del processo di scrittura. Ultimamente ho letto diversi libri che parlano proprio di questo processo e sono sempre più affascinata dallo scoprire come si giunge a scrivere un libro, qual è proprio il procedimento passo passo che spinge una persona a voler scrivere il libro e poi come in pratica lo fa, e penso che Elena Ferrante abbia da insegnare da questo punto di vista. E tra l'altro sto anche pensando a un video in cui vi consiglio tutti i testi che ho letto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, che parlano proprio di questa cosa qui, quindi libri che potrebbero essere utili a chi vuole scrivere nella vita, ma soprattutto a chi ama in generale la lettura, la scrittura e vuole capire come si scrive un libro, e non vedo l'ora di leggerlo. Poi vado con due regali da parte di case editrici, però posso già dirvi che tutti i libri che vi mostro che mi sono stati regalati sono libri che avevo in wishlist e che avrei comprato. Infatti HarperCollins mi ha scritto e mi ha chiesto: ciao Gaia, ti vogliamo inviare una cosa a settembre, però intanto c'è qualcosa del nostro catalogo che ti interessa? E io subito pronta, sì, io avevo già in mente diverse cose e per questa ragione mi piacerebbe riceverle. Io ho adorato davvero questo approccio perché fa capire proprio come ci sia la disponibilità a mandare ciò che la persona desidera e non ciò che si è interessati a vendere. Non so se mi faccio capire. E appunto io ho scelto Prendila con filosofia di Maura Gancitano e Andrea Colamedici perché sono reduce dalla lettura di Specchio delle mie brame, che abbiamo letto insieme con il gruppo di lettura, e ho deciso che voglio recuperare tutto di questi due autori e ho proprio iniziato con Prendi la filosofia, che tra l'altro è la mia lettura in corso perché io lo sto ascoltando in audiolibro. Però ritengo comunque che sia un libro da avere in cartaceo, proprio perché è un libro che è ricco di esercizi da fare, esercizi pratici. Lo scopo del libro, che ha come sottotitolo Manuale di fioritura personale, infatti è un vero e proprio manuale che ti spiega come vivere una vita fertile, una vita ricca di domande alle quali ci si deve dare risposta, ma che è una vita in costante movimento e che è una vita in cui ci si analizza molto nelle proprie scelte, nei propri pensieri. Mi piace molto l'approccio che loro hanno, perché appunto è un approccio per cui si alternano nozioni filosofiche, citando per dire Platone, ma anche esercizi pratici in cui proprio loro ti dicono: ok, adesso che hai imparato che cos'è l'io e che c'è la molteplicità dell'io in noi, mettiti giù e scrivi tutti gli io che riesci a riconoscere in te, tutte le tue personalità. Questo è proprio un esempio spicciolo. Comunque vi parlerò meglio di questa lettura nel wrap up mensile perché mi sta piacendo tanto e io consiglio l'ascolto perché sembra quasi un libro, un audiolibro di autoaiuto, però ci tenevo anche ad averlo in cartaceo proprio perché credo che alcune parti le vorrò rileggere in futuro, ma soprattutto sottolineare. Infatti appena l'ho ricevuto sono andata a ripescarmi alcuni passaggi che mi sono piaciuti particolarmente e quindi eccolo qua. Questo l'avrei comprato sicuramente a spese mie a un certo punto perché l'ho trovato davvero molto utile ed è anche uno di quei libri che presterò un po' in giro. E poi un altro libro che mi hanno mandato è Romanzo d'estate. Ho mostrato già questo libro su Instagram e mi sono arrivate delle risposte diametralmente opposte: chi mi ha detto bellissimo e chi mi ha detto no, una schifezza. Quindi sono ancora più curiosa, perché Romanzo d'estate è quello che il titolo dice, ovvero una lettura estiva da leggersi sotto
l'ombrellone, la copertina anche può aiutare nel far comprendere questo, e dovrebbe essere una sorta di romance che vede come protagonisti due scrittori, una donna e un uomo, che a un certo punto vanno in vacanza allo scopo di trovare l'ispirazione, adesso non vorrei dire baggianate, comunque l'idea è quella, e poi si innamoreranno, cioè un romance, però dovrebbe essere comunque abbastanza giocoso, scherzoso e non dovrebbe essere scritto malissimo. Ora, io sono pronta a farmi qualche risata se la storia si dovesse rivelare cringe, però sono anche pronta appunto a mettermi in gioco e vedere com'è. Magari potrei fare anche un reading vlog su questo libro, visto che vi è piaciuto tanto quello su I Tents with Us, fatemi sapere. Poi, un libro che ho comprato e anche qua, dopo che ne ho parlato, mi sono state date opinioni completamente diverse. Forse mi sono pentita di averlo preso, non lo so. Comunque una possibilità gliela darò, è The Atlas Six, che è un fantasy. Ora, io non so nulla di questa storia, so solo che è stata molto consigliata, se ne è parlato molto, è stata in cima alle classifiche, è un libro che era anche molto atteso qui in Italia, certe persone l'hanno addirittura letto in inglese prima ancora che uscisse la versione tradotta. E quello che c'è scritto dietro in poche parole è: segreti, tradimenti, potere, benvenuti nella società alessandrina. A me ispira, avevo voglia di un bel fantasy per l'estate, anche se vista la quantità di libri si vede che ho voglia di tante cose, un po' troppe cose, e però mi è stato detto che ci si poteva aspettare molto di più da questo libro. Anche qua, curiosa di sapere se è così, se non è così, se mi piacerà, se non mi piacerà. Comunque incredibile questa edizione in copertina rigida, davvero pazzesca. E possiamo anche dire che la libreria alle mie spalle, adesso che andrò a sistemare tutti questi libri, si riempirà per bene. Altra lettura attesa, attesissima, I sette mariti di Evelyn Hugo, che è il libro che leggeremo questo mese per il gruppo di lettura. Io me lo sono fatto inviare da Oscar Volt, che è stato così gentile da inviarmi questa copia, che tra l'altro vi mostro perché ha la copertina reversibile. Allora, io sono un amante del verde, quindi vi dirò che lo lascerò così, però l'alternativa è averla anche così. E la cosa bella è che quando lo si acquista non bisogna nemmeno scegliere quale avere, appunto, perché con questa edizione le si può avere entrambe. Io adoro questa scelta, appunto, perché poi uno, in base anche ai suoi gusti, decide come posizionarla. E nulla, questo è il libro che leggeremo. Se siete interessati, se l'avete già letto, se vorreste leggerlo, trovate tutte le informazioni su Instagram, dove appunto circa metà agosto facciamo la live, ne parliamo, e ho visto che c'è anche in audiolibro per chi magari non volesse recuperare il cartaceo. Ho fatto anche altri acquisti sempre su IBS. Ah, e a tal proposito vi dico che qui sotto in descrizione trovate sempre, in qualsiasi mio video, i link di affiliazione sia IBS che a Feltrinelli. Cosa significa? Significa che se voi passate tramite il mio link, mettete le cose nel carrello e le acquistate, io prendo una piccola percentuale sul vostro acquisto, senza assolutamente nessun costo aggiuntivo per voi. Se passate dal mio link, semplicemente mi aiutate, voi fate i vostri acquisti come al solito, potete comprare tutti i libri che volete e insomma mi aiutate a portare avanti il canale. Io su IBS ho comprato una marea di cose, tra cui i miei giorni alla libreria Morisaki, che è il libro che è stato nell'ultimo periodo in vetta alle classifiche. Io sono sempre molto incuriosita da questi casi editoriali, come si può leggere hanno fatto 3 edizioni in una settimana, pazzesco. Credo che nemmeno loro se lo aspettassero tutto questo hype nei confronti di questo libro, ed essendo molto breve penso che sarà una delle letture che farò per la challenge 7 libri in 7 giorni, così vi racconto anche un po' com'è il libro e vi rendo partecipi di questa lettura e vi faccio capire se è il caso di comprarlo o meno, visto che se ne sta parlando così tanto. Poi un altro libro chiacchieratissimo che non mi sono lasciata sfuggire è Trust di Hernán Díaz. Io questo libro l'ho comprato un po' ad occhi chiusi perché non so bene di che cosa si parli. Apparentemente sembrerebbe una di quelle storie già sentite, la particolarità dovrebbe essere che è raccontata da più punti di vista, quindi se inizialmente, come dice il titolo, noi ci fidiamo, trust, poi vedendo la stessa cosa da altre prospettive iniziamo a rivalutare la situazione e iniziamo a rivedere la nostra opinione. Credo che sia questo, non lo so, comunque vi farò sapere anche in questo caso. Un altro libro, questo
in alto nelle classifiche e io ultimamente le sto guardando molto. Poi, sempre per la challenge 7 libri in 7 giorni, mi sono presa Igiene dell'assassino e Metafisica di Tubi di Emmeline Tombe, perché sapete, amo questa autrice, non ne voglio parlare più perché ve ne sto parlando troppo e voglio leggere i suoi libri. Cioè, appunto, mi piace questa autrice e voglio leggere i suoi libri, per cui appena mi è arrivato il buono sapevo già che nel carrello ci sarebbero entrati questi due. Tra l'altro trovo questo formato, come anche il contenuto, perfetto per l'estate, perché sono proprio quei libri che uno si porta dietro anche se c'ha già la borsa mare piena di altre mille cose e si legge così senza nemmeno accorgersene. Un libro che mi è stato inviato da Fazzi Editore, che è sempre presente nei miei video, è Una famiglia moderna. Storia familiare, romanzo familiare. La cosa che è interessante è che qui si dovrebbe parlare di un matrimonio che sta fallendo. Fallendo nel senso che loro si stanno lasciando. Infatti, come dice la trama, si parte così. Ci stiamo lasciando. Tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv, Ellen e Akon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il 70° compleanno del padre, tutto si aspettano tranne quello che sta per accadere. I genitori annunciano che hanno deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di venire a patti con questa decisione, che inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno a loro volta creato, e li costringe a ricostruire la narrativa condivisa della loro infanzia e della loro storia familiare, ma soprattutto a ripensare la propria visione sulle relazioni di coppia. Bellissimo, soprattutto se anche voi avete dei genitori che hanno divorziato, capirete questi passaggi, cioè quando, soprattutto in questo caso in età adulta, perché come si evince dalla trama nella quarta di copertina, appunto questi figli hanno a loro volta già degli altri figli o comunque sono costruiti già a loro volta una famiglia, vengono a conoscenza che i genitori si stanno lasciando e quanto questo possa inficiare poi sulla visione che si ha della vita. Io mi aspetto molto da questo libro e vedremo. Comunque bellissimo anche questa copertina rosa. I libri che hanno una bella copertina secondo me hanno proprio quel qualcosa in più. Avanti con altre due letture per l'estate di cui io mi sono chiaramente riempita nonostante ormai stiamo praticamente ad agosto, quindi l'estate sta finendo e io vabbè ho letto tanto, questi sono tutti i libri che ho letto questo mese, però comunque me ne sono presa altrettanti. Allora abbiamo Assassino al British Museum e Omicidio nel Lake District. Già da questi due titoli si può capire che siamo in Inghilterra, che siamo in zona British appunto e che sono dei gialli. Qui c'è omicidio e qui c'è assassinio, quindi non c'è dubbio. I libri mi sono stati inviati e sono appunto i classici del giallo della British Library, quindi io mi aspetto molto, adoro qualsiasi cosa sia giallo e sia ambientato in quelle zone. Ho letto recentemente Delitti a Fleet House, di cui in realtà non sono stata pienamente soddisfatta, però sono pronta a rimettermi subito in gioco e a leggermi questi due libri. Me li ha mandati Vallardi, non vorrei dire che con questi due andate sul sicuro se state cercando qualcosa del genere, perché ancora non li ho letti, però come il presentimento di sì, cioè che si vada sul sicuro se si sta cercando proprio un giallo. Comunque anche in questo caso vi farò sapere. Sono finiti per caso i libri? No, ne abbiamo ancora. Allora, due libri che ho preso sempre io con il mio buono. Abbiamo I miei stupidi intenti, un altro libro chiacchieratissimo. In questo caso l'autore è giovanissimo perché è Bernardo Zannoni e dovrebbe avere tipo la mia età. È nato nel 1995, quindi ha 3 anni in più di me. Dovrebbe essere questo il suo primo libro? Sì, esatto, praticamente mi faccio le domande e mi do le risposte, ed è la storia di una faina raccontata in teoria proprio dal punto di vista di una faina. Esattamente. Un'altra domanda a cui abbiamo subito la risposta. Un libro che ha incuriosito tantissime persone, che è piaciuto ad altrettante persone. Io solitamente non leggo mai libri di Sellerio, penso che l'unico altro libro che ho mai letto di Sellerio sia Una vita come tante, e quindi
sono curiosa, perché di questa casa editrice non mi piace l'estetica, non mi piacciono le copertine, si autodistruggono in 3 secondi, non mi piacciono proprio i loro libri, però non ho mai capito bene lo stile, la cifra stilistica per cui scelgono autori e pubblicazioni. Mentre se penso ad Einaudi ho già in mente il taglio dei loro libri, se penso a Fazzi Editore ho già in mente il taglio dei loro libri e so che se li acquisto vado sul sicuro, perché so che fanno una buona selezione e quasi tutte le cose che pubblicano mi piaceranno, idem con Neri Pozza, idem con tante altre case editrici, riesco a percepire come saranno le loro storie. Sellerio per me è tabula rasa, non ho ancora capito, non lo so, e quindi devo leggere di più di queste case editrici per avere bene in mente come scelgono i libri che pubblicano. Poi abbiamo Tutto quello che so sull'amore di Dolly Alderton, qui dovrebbe essere un memoir che vira dal umoristico al tristissimo in un batter d'occhio, e dovrebbe essere appunto la storia di come si diventa grandi e del viaggio che è la vita, con tanto di consigli, o comunque non tanto consigli, ma sentire qualcuno che racconta qualcosa e riconoscersi in quelle parole, sentirsi meno soli quando si legge. Ho sentito davvero tante buone opinioni nei confronti di questo libro, e anche qui una bella lettura che mi piacerebbe fare quest'estate, nonostante l'estate non duri 12 mesi. Ultimo abbiamo un libro che ho accettato per curiosità, più che altro, perché ogni tanto mi piace anche prendermi il rischio di dire sì dai, mandamelo e poi vediamo che cos'è, che è Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni. Allora, questo libro è proprio un manuale, tra l'altro come potete vedere dalle pagine non è neanche scritto in modo lineare o comunque con testo dall'inizio alla fine, ma è pieno di immagini, ci sono frasi molto brevi, sembra uno di quei libri che si legge così abbastanza velocemente, e dovrebbe essere appunto un manuale nel quale ci si può riconoscere se ci si sente un po' dei pesci fuor d'acqua. Ora, io non l'ho letto, quindi non so darvi la mia opinione, però l'ho accettato anche perché leggendo le recensioni online ho trovato solo buone recensioni. Ora, o la casa editrice ha fatto un bellissimo lavoro e ci sono solo opinioni positive su questo libro, o deve essere davvero qualcosa che può essere d'aiuto. Ora, io lo leggerò e vi farò sapere che cosa ne penso. Comunque è uno di quei libri per cui mi sono voluta prendere il rischio. Di solito accetto davvero molto molto poco rispetto a tutte le proposte che mi vengono fatte. Fidatevi che se vedete tutti questi libri sono stati selezionati, hanno il mio bollino di approvazione, ovviamente senza che io li abbia ancora letti. Ora mi metterò a leggere, io spero che questo video vi abbia fatto venire voglia di leggere, soprattutto io amo i book haul perché mi fanno venire proprio una voglia matta di prendere in mano un libro e iniziare a leggerlo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!